Ok. Allora, direi che possiamo cominciare. Non mi sembra che ci sia più gente che si sta aggiungendo. Allora, oggi abbiamo, direi, superato la metà del corso con l'esercitazione dell'altra volta. Cominciamo a parlare di regolatori industriali standard. Regolatori nel senso di controllori, diciamo, volendo utilizzare la terminologia che abbiamo conservato nel corso, regolatori modulanti, quindi per controllo di variabili fisiche nel tempo. E in particolare, come vi ho già detto più volte durante le scorse lezioni, ci concentreremo sui regolatori PID industriali. Non essendo questo un corso di controlli automatici, come già vi ho detto più volte, non approfondiremo moltissimo la teoria sui PID e tutto quello che c'è, diciamo, a monte dell'introduzione dei PID, ma ci concentreremo di più su aspetti di carattere pratico, come ad esempio la taratura di un regolatore PID utilizzando varie metodologie che spesso possono essere automatizzate. Nella lezione di oggi, nella fattispecie, io l'ho divisa in due parti. La prima parte è per darvi un po' una motivazione del motivo per cui si utilizzano regolatori PID, in particolare regolatori PI, discuteremo nella prima parte, con un piccolo esempio che vedremo anche in MATLAB, sempre nell'ottica di iniziare ad avere, prendere anche un po' di dimestichezza con lo strumento software che utilizzeremo. La seconda parte invece è un po' più di introduzione generale, faremo un po' di diciamo di chiacchiere sui regolatori industriali standard, parleremo di controllori a relè, che sono un altro tipo di regolatore piuttosto utilizzato. Inizieremo a parlare un po' più nello specifico dei regolatori PID industriali e vedremo anche varie implementazioni della legge di controllo PID. Vi segnalo comunque prima di cominciare che la prima parte è stata parzialmente adattata da delle lezioni che si possono trovare anche online di Steve Branton, che credo sia dell'MIT o di Washington, non mi ricordo, che sono abbastanza fruibili e sono in un formato piacevole anche da seguire, quindi se vi capita ve le consiglio. C'è anche un link alla fine delle slide. La seconda parte è stata invece presa dalla lezione classica sui PID che veniva fatta dal professore De Tommasi nel corso di tecnologia. Allora, cominciamo. Esempio con cui cominciamo. Supponiamo di voler realizzare un sistema di cruise control per un'automobile. Quindi abbiamo la nostra macchina che, diciamo, inizialmente supponiamo procedere su una strada perfettamente asfaltata con una certa efficienza. E ci serve, per cominciare, un modello, diciamo, semplice di questa automobile sul quale poter lavorare. E in particolare utilizzeremo questo modello. Quindi assumiamo che la quantità di benzina che può essere regolata, per esempio, diciamo, schiacciando sull'acceleratore e quindi aprendo, sia direttamente proporzionale alla velocità della macchina. Quindi il primo modello che prendiamo è un modello semplicissimo, algebrico. Notate che in questo modello non ho introdotto unità di misura, quindi stiamo semplicemente dicendo che immettendo due unità di benzina, avremo due unità di velocità in uscita. E potremmo pensare di regolare la velocità di questa automobile a ciclo aperto in open loop, semplicemente dicendo: ok, supponiamo che io conosca questa relazione, l'ho stimata in qualche modo. Se io regolo, schiaccio il mio acceleratore, o meglio, in realtà setto la quantità di benzina tramite un controllore che agirà, diciamo, sempre sui corpi farfallati del motore, in maniera da essere pari a un mezzo del mio riferimento di velocità, dovrei arrivare alla velocità di cui ho bisogno e che voglio raggiungere. Qual è il problema in questo approccio? Che in linea di principio sembrerebbe funzionare. Come abbiamo già detto l'altra volta, nella pratica potrei avere delle incertezze sul modello che sto utilizzando per realizzare il mio approccio di controllo e potrei avere anche dei disturbi che agiscono sul mio sistema. Che cosa vuol dire questo?
Incertezza. Immaginiamo per esempio che la nostra automobile sia meno efficiente di quanto ci aspettiamo, quindi magari ha delle attriti più grandi di quanto avevamo stimato, magari il motore ha una certa età, diciamo così, e quindi ha cominciato a perdere un po' di tenuta e così via. Per cui supponiamo che invece di avere una relazione di questo tipo, la cosa è esagerata per rendere più chiaro il concetto, però supponiamo che invece di avere un aumento pari a 2 volte, diciamo, le unità che sto dando in ingresso, ho un aumento di una sola volta. Quindi, diciamo, la velocità che io stimerei di avere è ridotta rispetto alla previsione che avevo fatto. Non solo, ma come vi dicevo, potremmo avere dei disturbi. Chi di voi, come dire, guida per le strade di Napoli lo sa che una strada di questo tipo non è minimamente pensabile. Chi è che mi chiede di ripetere? Luigi Salvi, se mi sentite? Penso che un po' a tratti. Ok. A volte l'odio va via. Perfetto. Cioè, oddio, perfetto. Buono a saperlo. C'è qualche parte che volete che ripeta? Qualcosa che non è chiaro? Nel caso fermatemi, comunque. Io a volte non sempre leggo quello che c'è, leggo quello che scrivete a intervalli, quindi se vedete che non vi rispondo, fermatemi, vi ripeto quello che ho detto. Dicevamo, strade di questo tipo non sono pensabili, e infatti, come dire, ho aggiunto nella strana, che potrebbe essere. Questo vuol dire che però ovviamente sull'automobile agiranno anche dei disturbi. Che potranno essere, come dire, dati dalla forza di gravità che agisce ora a favore e ora a sfavore del movimento, potranno essere dati però, ad esempio, anche da raffiche di vento, da ruote male allineate e così via. Quindi, come facciamo a modellare questa cosa? Assumiamo che nel nostro modello intervenga anche un termine di disturbo D. Si è anche spostato. Che agisce come un secondo ingresso sul nostro sistema. Ripeto, in questo caso è un sistema perfettamente statico. Ovviamente questa è un'assunzione, come dire, abbastanza vero, però, come dire, ce ne occuperemo tra un po'. Nel frattempo, assumiamo di avere un modello molto semplice in cui questa relazione è semplicemente statica. Capite subito che in una strategia open loop nel quale il mio controllo è tarato in maniera sbagliata perché ho un'incertezza di modello e agiscono degli ingressi aggiuntivi che fanno da disturbi sul mio sistema, quello che io ho previsto, diciamo, di ottenere con la mia azione di controllo sarà ovviamente molto diverso da quello che otterrò veramente. E andiamo a vedere cosa succede man mano che andiamo avanti. Vi ho preparato un esempio qui in MATLAB. Allora, cosa fa questo script? Al solito pulisce il workspace, pulisce la command window, chiude tutte le finestre. Assumiamo di avere un modello di questo tipo. Quindi prendiamo 2. Mentre il nostro vero modello, cioè il nostro vero sistema, non il modello, ha un coefficiente pari a 1, quindi y uguale a 1. Definiamo un vettore che va da 0 a 10 secondi e definiamo un disturbo che agisce sul nostro sistema, che in questo caso è semplicemente una sinusoide, piuttosto lenta, con una certa ampiezza. E supponiamo di voler far andare la nostra automobile a 100 km/h. Ok, questo numero di riferimento. Cosa facciamo a questo punto? Vogliamo sintetizzare il nostro controllore a ciclo aperto. Abbiamo detto che, tornando alle slide precedenti,
il nostro giocatore possiamo... E in effetti qui facciamo esattamente la stessa cosa, assegniamo al nostro controllore metà del suo. Scusate, quando avete cambiato da MATLAB alle slide avete laggato, non si è capito cosa avete detto. Vabbè, all'interno, diciamo, del, cioè sulle slide che, di cui stavo, su cui stavo discutendo, era stato settato, ditemi se le vedete, come metà del riferimento in velocità, sulla base del modello che abbiamo fatto nel nostro sistema. E semplicemente ho replicato esattamente la stessa cosa qui in MATLAB. Tutto chiaro quello che ho fatto, no? Penso che sia abbastanza semplice. Ok. Dopodiché, assumiamo che la nostra uscita sia l'ingresso che stiamo dando al sistema in open loop, più un disturbo che ho definito prima. E questa è la vera risposta del nostro sistema. Dopodiché qui ci sono dei plot, avrò una figura, setto una serie di parametri e sto plottando il riferimento in nero tratteggiato e l'uscita in rosso. Ho aumentato un po' la dimensione della riga in maniera che si veda meglio semplicemente in video e poi qui sono un po' dei titoli e leggende. Vediamo che succede. Tenete presente che i punti percentuali definiscono una sezione di codice e posso far girare una singola sezione con questo. Quindi, prima non fa niente, definiamo il nostro sistema e definiamo il nostro controllo in open loop. Quello che viene fuori è questo. Ovvero il nostro sistema gira una discreta schifezza, come si dice tecnicamente. Vedete che la velocità a cui stiamo arrivando è ovviamente molto lontana dal punto di riferimento, non solo, ma oscilla in maniera sostanziale a causa del disturbo che abbiamo immesso nel nostro sistema. Di conseguenza, questo tipo di strategia non è affatto consona a ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di regolare in maniera pulita, diciamo così, la velocità della nostra, del nostro veicolo. Come possiamo migliorare la situazione? Aspettate che vi recupero la presentazione. Eravamo. Qui, vabbè, vi ho portato i risultati. Come abbiamo già visto nelle scorse lezioni, un modo possibile per migliorare questa situazione è aggiungere uno schema di controllo a ciclo chiuso, come in questo esempio. Ovvero decidere la grandezza, diciamo, decidere l'azione di controllo che andrà ad agire sul nostro sistema sulla base dell'uscita che il nostro sistema in questo schema, che è simile a quello che avete visto nelle scorse lezioni, ho semplicemente aggiunto un disturbo in uscita, che è esattamente lo stesso che avete qui. Questo è il nostro sistema, in realtà qui dentro per il momento c'è soltanto una relazione statica. Il nostro controllore prende delle decisioni sulla base dell'uscita e il riferimento che ho settato per il sistema. Tenete presente che posso vedere tutto questo macro blocco, diciamo. Vedete il mio mouse, vero? Si capisce? Magari metto il puntatore che è più chiaro. Dicevo, posso prendere tutto questo macro blocco come un unico sistema che ha come ingresso il riferimento e come uscita l'uscita. Scusate, il gioco di me. Prendiamo la relazione quindi tra Y e il riferimento, trattando appunto il sistema come un unico macrosistema che lega queste due grandezze. Y è data, se torniamo alle slide precedenti, dall'impianto moltiplicato a sinistra per l'ingresso. Questo in realtà nel caso di un sistema scalare non fa molta differenza, però per le matrici avrò matrice dell'impianto o matrice di trasferimento, se sono nel dominio di Laplace, per l'ingresso. Più il disturbo. Ma l'ingresso chi è? L'ingresso per il momento è un fattore proporzionale. Assumiamo di avere un controllo puramente proporzionale per il momento, che moltiplica la differenza tra l'uscita e il riferimento che sto considerando. In realtà, questo è il riferimento meno uscita, scusate, c'è un rifuso. Questo è R meno Y. Okay. Facendo un po' di manipolazioni non particolarmente complicate, in realtà devo mettere a fattore comune i termini con Y e dividere per il coefficiente che viene fuori a sinistra,
trovo questa espressione, ovvero due funzioni che pesano il riferimento e il disturbo. Anche nel dominio di Laplace vedrà fuori una cosa simile, però questo termine 1 fratto 1 più il prodotto di quello che c'è sulla linea di andata si chiama funzione di sensitività. Questa pk, che a volte viene anche detta funzione d'anello, perché nel caso in cui c'è qualcosa che torna sulla catena si considera il prodotto di tutti i termini sul ciclo, fratto 1 più la funzione di anello, è detta sensitività complementare perché la somma di queste due fa 1, è abbastanza vedere. Che cosa vediamo da queste due funzioni? Cos'è che è evidente subito? Se io vi chiedessi come scegliereste k per fare in maniera che la y sia il più vicino possibile a r, cosa mi rispondereste? Qualcuno che ha qualche idea? Professore, un k molto grande. Ok, perché? Perché così il numeratore e il denominatore, diciamo l'uno diventa trascurabile ed è come se quasi si semplificassero. Quindi ottengo un risultato vicino a r. Notate che questa scelta in teoria sembra ottimale, perché con un k molto grande non solo questa roba nel limite per k infinito va a 1, quindi la y si azzecca a riferimento, ma non solo, anche questa va a 0, quindi sto seguendo il mio riferimento e reiettando il mio disturbo. In teoria, se le diciamo, sarebbe perfetto, avrei un y che segue molto bene il riferimento, al limite mando k infinito, ci metto il numero più grande che riesco a realizzare, e dall'altro lato sto gettando via i miei disturbi, e il mio sistema praticamente non li vede più. E come appunto dicevo, per k elevati si vede subito che queste due funzioni, cioè la sensitività e la sensitività complementare, tendono rispettivamente a 1 e a 0. Che succede se utilizzo questa logica di controllo? Andiamo a vedere. Cioè prendiamo il nostro MATLAB. Io qui vi ho aggiunto un controllore a ciclo chiuso. Che fa questo controllore? L'ho chiamato P per coerenza con le slide, semplicemente in questo caso un sistema algebrico che ha al suo interno la costante di proporzionalità tra l'ingresso e l'uscita. Ho messo un guadagno elevato e ho calcolato, seguendo la formula che c'è qui sulle slide, il valore dell'uscita. Se guardate al codice vedete che questa è la funzione sensitività. Questa è la funzione sensitività complementare. In realtà questo 1 qui non serve per niente. Dopodiché, solito plot. Vediamo che succede se faccio girare questa sezione. Tenete presente che voi potete anche, come abbiamo visto l'altra volta, definire un sistema e simularlo, però qui mi è più semplice farlo così, quindi qui l'ho fatto in questo modo. Vedete che il controllo va molto meglio. Questa linea blu, che è il controllo a ciclo chiuso, è molto più vicino al mio riferimento, ma è anche delle oscillazioni molto ridotte. Quindi le cose sembrano andare effettivamente molto meglio. C'è un però. Andiamo subito a vedere. Ah, intanto qui, vabbè, vi ho al solito riportato il grafico che abbiamo tirato fuori. Abbiamo obiettivamente delle performance molto migliori, ma c'è una cosa che dobbiamo notare, e cioè che a regime, per un riferimento costante, abbiamo ancora un piccolo errore, che possiamo quantificare, e lo vedremo tra poco, e che in teoria, poiché è un problema, diciamo così, risolvibile, vorremmo mandare a zero. Quanto vale questo errore? Andiamo a vedere. Trascurando per il momento i disturbi, con k uguale 100, il numero che abbiamo messo nel nostro sistema, questo rapporto vale circa 0,99. Il primo numero diverso da 0 è alla quinta cifra decimale. Quindi abbiamo un errore dell'1%. Ovviamente errore che potrei ridurre
aumentando ancora K, perché appunto più questo rapporto è, cioè più questi K sono grandi, più questo rapporto sarà vicino a 1. Questa cosa però, come vedremo tra un po', non sempre è fattibile per una serie di motivi, e discuteremo del perché a breve. Prima di entrare in questi dettagli però, cominciamo ad aumentare un po' la complessità del modello che stiamo considerando. In generale, come potete immaginarvi, schiacciare l'acceleratore non mi fa accelerare istantaneamente. Anche perché se avessi una variazione di velocità in tempo zero, avessi accelerazioni infinite, anche chi guida, come dire, non se la vedrebbe particolarmente bene dentro la macchina. Quindi questo è anche un fatto positivo. Quindi cominciamo a introdurre una dinamica leggermente più complessa all'interno del nostro sistema. Consideriamo ad esempio il fatto che schiacciare a manetta, diciamo a tavoletta, l'acceleratore non mi fa appunto salire la velocità istantaneamente, ma la fa salire con una certa dinamica. Come facciamo a modellare questo fenomeno? Dobbiamo trasformare e possiamo farlo in questo modo. Aggiungiamo una variabile di stato e diciamo che la derivata di questo stato evolve con una certa costante di tempo. Questa costante di tempo, anche qui non ci ho messo unità, è giusto per fare l'esempio. Chiaramente potete immaginarvi che più la macchina è performante, più l'accelerazione sarà bruciante, più questo autovalore sarà lontano dall'origine e quindi la costante di tempo, che è l'inverso, sarà piccola. Magari se guido una Panda ci avrò meno 1, se guido una Ferrari ci avrò 100. Quindi. Però l'idea qual è? L'idea è che se io mi prendo come uscita questo stato, che per me è la velocità del mio veicolo, lo stato adesso non sale istantaneamente, ma cresce e lentamente si assesta sul valore di regime. Proviamo a questo punto ad aggiungere lo stesso controllore proporzionale di prima a questo sistema e vediamo come si può fare la cosa. Qui stiamo aggiungendo le dinamiche. Ho definito la funzione di trasferimento più semplice possibile, quella di la variabile Laplace, e ho definito la dinamica del mio sistema. Se prendete il sistema che abbiamo definito e lo trasformate secondo Laplace, potete farlo per esercizio se volete, vedete subito che quello che viene fuori è S per X è uguale a meno X più U, fate il rapporto tra X di S e U di S, quello che viene fuori è 1 fratto S più U. Quello che ho scritto qui. Dopodiché, per simulare il sistema ho usato il comando lsim. Che semplicemente ho messo R come ingresso, giusto per vedere che cosa succede. Io sto simulando con un gradino di ampiezza 100, quindi come se stessi dando 100 unità di benzina. In realtà adesso qui ci ho messo R, ci andrebbe U, però è giusto per darvi un'idea di come va la dinamica del sistema. E poi qui c'è un plot. Se faccio girare questa sezione, quello che vedete è questo. Schiaccio a tavoletta e lui lentamente si assesta qui. Aggiungiamo il nostro controllore proporzionale. Come facciamo? Per dare anche un po' di varietà, diciamo così, l'ho messo in uno schema Simulink che vi faccio vedere. È questo. E qui abbiamo il nostro schema di controllo. Assegno riferimento. Moltiplico la differenza tra uscita e riferimento per un fattore K, per un guadagno K specificamente. Questa sarà la mia azione di controllo UDT. Questa sarà la mia uscita YDT. E questo sarà il mio riferimento RDT. Qui ci ho messo la funzione di trasferimento del sistema. Ho definito numeratore e denominatore come polinomi nella maniera che ci siamo detti l'altra volta, cioè definendo i coefficienti dei termini da quello di grado più alto in poi, e ho salvato nel workspace le due variabili. Lo posso chiamare da MATLAB e assegnare tutte le uscite a una variabile out, poi le ho tirate fuori.
Se faccio girare questa sezione, quello che viene fuori è che lui fa girare il mio schema e vedete che effettivamente le performance sono molto, la mia accelerazione è molto più rispetto a quella che avrei semplicemente schiacciando il pedale. Perché è vero questo? Perché lui all'inizio vede un errore molto grande nell'inseguimento di velocità. Parto da 0, voglio 100, questo numero è grande, lo moltiplico per K, qui verrà un numero piuttosto elevato, in realtà lo vedete in questa figura. Chiaramente sono numeri poco realistici, nel senso che bisognerebbe poi vedere se l'attuatore non satura, però per il nostro esempio va bene. Se guardate quello che sta succedendo qui, in questa zona iniziale, lui all'inizio attacca con questo controllore, diciamo, molto, con un'azione di controllo molto grande, e poi mano a mano che la velocità sale, l'errore diminuisce e questa quantità scende esponenzialmente verso un valore di regime, che è praticamente zero. Quindi cosa siamo riusciti a ottenere? Torniamo alla nostra presentazione. Quello che otteniamo è questo. Una dinamica molto più rapida rispetto a quella che avremmo nel caso normale. Tenete presente che io qui, da questo punto in poi, non ho più considerato i disturbi e infatti in questo schema non li vedete. Perché in realtà per considerare quei disturbi che erano disturbi sinusoidali bisognerebbe fare una serie di considerazioni sulla banda passante del sistema. In questo caso, con la banda che ho scelto, il mio disturbo cade in banda e quindi non riesco a reiettarlo in maniera particolarmente efficiente, diciamo. Però sono considerazioni un po' più complicate. Chi fa controlli sa di cosa sto parlando, chi non segue i controlli, diciamo, mi darà per buono l'approssimazione. Poi in realtà cade fuori, comunque non ci addentriamo in questo dettaglio. Quello che vediamo però, che ci interessa in questa fase, è questo, che abbiamo ancora un errore al regime diverso da zero. D'altra parte, ce l'avevamo prima, ce l'abbiamo anche adesso. E vorremmo ancora recuperarlo. Come facciamo? Andiamo a guardare cosa succede nel dominio di Laplace per il nostro sistema. Trasformiamo la risposta variante. Quello che tiriamo fuori è la funzione di trasferimento del sistema 1 su S più 1, chiamato PDS. A ciclo chiuso posso fare gli stessi ragionamenti di prima. Quello che è da complementare, però questa volta nel dominio di Laplace. Quanto vale il mio errore al regime? Posso utilizzare come strumento per calcolare il mio errore al regime il teorema del valore finale. Quindi cosa faccio? Prendo la mia funzione di trasferimento, la moltiplico per un gradino di ampiezza R, cioè pari al mio riferimento. Questa funzione, quella a ciclo chiuso, l'ho chiamata W, giusto per dargli un simbolo. Dopodiché il limite di Y per T che tende a infinito sarà il limite di S per V per R su S per S che tende a 0. Questo limite, quando S tende a 0, il mio impianto tende a 1, e lo vedete chiaramente qui, basta che io questa S, mi resta solo K, e ritrovo praticamente lo stesso limite di prima. Ho un certo numero che è diverso in generale da riferimento. Più scelgo grande questo guadagno K, e più il valore di regime che ottengo si avvicina a quello che desidero. Però in molti casi questa cosa non può essere fatta. Perché? Allora, innanzitutto, molti sistemi hanno un problema, che è quello di avere una stabilità che è condizionata al valore del guadagno. Che vuol dire? Più faccio crescere K, più avrò tipicamente dei poli che si avvicinano all'origine. Questo non avviene in questo sistema, che è molto semplice, ma è un comportamento abbastanza diffuso, tanto che ci hanno basato su questo comportamento un metodo di taratura dei PD che vedremo tra qualche lezione. E quindi vado in instabilità, quindi non posso far crescere indefinitamente K, non solo non posso farlo crescere indefinitamente, ma in generale voglio tenerlo piccolo, se posso.
poi la scelta di K mi serve anche a interagire, diciamo, a reiettare i ritardi, a reiettare il rumore di misura, per esempio. E in base al K che scelgo, potrei avere un sistema più o meno efficiente nel fare questa cosa. E potrebbe interagire negativamente sia con incertezze di modello, sia anche con, per esempio, io assumo di essere in una regione stabile, ho modellato male il mio sistema, metto un K grande e lo faccio andare in instabilità, torno al discorso di prima. Sia potrebbe interagire negativamente con dei ritardi. E il tipico esempio in questo caso è quello della doccia. Immaginatevi un sistema in cui io voglio regolare la temperatura dell'acqua che scende da una doccia. E immaginate che il mio sistema, diciamo, response, cioè abbia un guadagno molto alto. Tipicamente la tubatura che voi avete dalla caldaia alla doccia ha una certa lunghezza, e quindi nel momento in cui voi fate variare il comando, diciamo, che date alla, muovete, diciamo, il miscelatore, l'acqua ci metterà un po' di tempo ad arrivare calda dalla caldaia. Allora, o dallo scaldabagno, insomma, da quello che sia. Diciamo, io apro il mio miscelatore, apro la mia doccia, sento l'acqua fredda e metto a manetta l'acqua su calda. Dopo un po' l'acqua diventerà bollente, ovviamente. La sento calda e metto a manetta l'acqua su fredda. E continuo a oscillare tra queste due posizioni. Se agisco in maniera, come dire, illogica, e faccio saltare semplicemente sulla base della differenza di temperatura tra quello che vorrei e quello che mi arriva, il mio miscelatore a destra e a sinistra. Ho portato il sistema in instabilità. O meglio, vicino all'instabilità, quello che poi in quel caso si chiama, siamo a un limite di instabilità, abbiamo un sistema oscillatore. Viceversa, se io ho un sistema che risponde più lentamente, muovo lentamente, modifico lentamente il mix di acqua calda e acqua fredda, nel frattempo riesco a capire quello che sta arrivando effettivamente, e quindi riesco a assestarmi su un valore di regime più o meno ragionevole. Questo è un esempio, diciamo, abbastanza semplice, che mi fa capire però come un ritardo di misura può interagire negativamente con un guadagno elevato e vi può portare vicino a un'instabilità, anche se in teoria il sistema non lo sarebbe di per sé. Non so se sono riuscito a spiegarvelo chiaramente, ci vorrebbe, diciamo, magari un po' di quello che si chiama un cartoon della cosa. Però, giusto per darvi un'idea. Che possiamo fare quindi? L'idea che ci viene, e ci viene guardando questa formula sostanzialmente, adesso vediamo perché, è quella di inserire un'azione integrale. Quindi il mio controllore, invece di essere soltanto proporzionale, sarà proporzionale integrale. Perché voglio inserire un'azione integrale? Andiamo a vedere. Prendiamo il nostro teorema del valore finale. Definiamo un controllore per il momento puramente integrale, quindi un guadagno integrale diviso S nel dominio di Laplace. Calcolo la mia funzione di trasferimento a ciclo chiuso. Applico il teorema del valore finale, quello che mi viene fuori è questo. Quando S tende a 0, adesso per qualunque valore di K, anche basso, questo rapporto fa 1, e riesco quindi ad arrivare al regime, al mio valore di riferimento. A questo punto l'idea che potrebbe venire potrebbe essere quella di scegliere soltanto un regolatore integrale, puramente integrale. Perché un regolatore puramente integrale in questo caso non va bene? Il problema che abbiamo è che un regolatore integrale è vero che porta l'errore al regime a zero, ma ha un comportamento che è più lento di quello di un regolatore proporzionale. Perché questo? Immaginate di discretizzare il vostro sistema, quindi passare su un impianto che lavora su equazioni alle ricorrenze, e avere un passo di campionamento molto piccolo. E supponiamo di integrare le nostre equazioni con un euro in avanti, per esempio. Comincio, ho un errore molto grande, lo integro nel tempo. Quello che integro è per il dt col quale sto andando in avanti. Se dt è molto piccolo, l'errore che sto integrando è molto piccolo. E tipicamente dt deve essere piccolo, perché il mio controllore deve agire abbastanza rapidamente nel tempo. Questo vuol dire che, diversamente da prima, dove abbiamo visto, e ce l'abbiamo ancora qui aperta, un'azione di controllo iniziale molto grande, l'azione di controllo di un regolatore integrale partirà praticamente da zero e salirà molto lentamente. Azione di controllo che sale molto lentamente vuol dire dinamica che cresce lentamente. E torno al problema di prima, ovvero in cui avevo un sistema che evolve in una maniera
più lenta di quello che vorrei. Di conseguenza, tipicamente quello che si fa è aggiungere un'azione proporzionale che fa andare rapida, cioè che aumenta la velocità di risposta del sistema. È un'azione integrale che invece mi consente poi, una volta che il mio sistema è vicino al regime, di portare l'errore praticamente a zero. Qui io li ho tarati un po' a occhio i controllori, io ho messo un KP di 30, un KI di 20. Ho fatto un altro schema Simulink con un regolatore API, ve lo faccio vedere appena me lo carico. Aspettate, facciamo proprio più piccolo. Eccolo. Che ho fatto? In realtà questi schemi replicano esattamente quello che avete sulle slide. Ho la somma dei due contributi, questo è un integratore semplicemente scritto nel dominio di Laplace. Somma i due contributi, applico al mio sistema e vado a vedere quello che viene fuoriuscito. Questo comando fa girare lo schema, salvo le due uscite, assegno le uscite a una certa struttura e salvo quello che c'è dentro dove mi serve. E poi qui ci sono un po' di plot, che vi plottano sia l'azione di controllo che l'uscita effettiva. Te lo faccio girare, quello che vedete è che in effetti, avendo ridotto di molto l'azione proporzionale, il contributo iniziale che avete qui è molto più basso. Scusate, qui tra l'altro c'è un pezzo in più. In particolare qui l'azione integrale è un terzo, praticamente quello che viene fuori circa un terzo del valore di prima. È tutto proporzionale, scusate, non integrale, l'azione proporzionale. E quello che vedete qui è tutto guadagno proporzionale, l'integrale sta praticamente a zero. Dopodiché, un po' più lentamente, l'azione di controllo torna a zero. Che fa il nostro sistema? Il nostro sistema, ecco, sale ancora più o meno con una dinamica simile. Io ho cercato di tararli in maniera che il tempo di salita non fosse molto diverso. Però se andate a vedere quello che succede qui, vedete che l'integrale sta portando l'errore a zero. E vedete che questo errore va sempre più vicino a zero. Al solito qui vi ho riportato quello che succede. E quindi, riassumendo quello che ci siamo detti, poi magari facciamo 5 minuti di pausa. L'idea è che, a causa di incertezze di modello, di disturbi che agiscono sul sistema e così via, è preferibile, come ci siamo già detti anche appunto qualche lezione fa, utilizzare nella maggior parte dei casi dei regolatori a ciclo chiuso rispetto a regolatori a ciclo aperto. In quanto i regolatori a ciclo chiuso, se progettati o e di avere una buona risposta del sistema in maniera, diciamo, si dice in ambito controlli, robusta. Cioè, anche se la modellistica che ho fatto del mio sistema non è accurata, non è perfetta, se non ho modellato dei disturbi che potrei avere, se non ho modellato perfettamente il rumore di misura che potrei avere, ma magari non solamente una caratterizzazione in termini di frequenza e così. E la prima idea che ci viene è quella di realizzare un regolatore proporzionale, cioè un regolatore che moltiplica per un guadagno l'errore tra l'uscita che sto avendo passo per passo e il riferimento che ho assegnato a quell'uscita e calcolo l'azione di controllo sulla base di questo errore moltiplicato per un certo guadagno che tipicamente terrà conto anche delle unità di misura, della differenza di unità di misura tra uscita e ingresso e così. Questa cosa funziona, ha lo svantaggio di lasciarmi ancora a regime un errore diverso da zero. In teoria potrei compensare per questo effetto aumentando il guadagno all'infinito. Questa cosa nella pratica non si può fare perché per molti sistemi risulta dannosa, può portare a dei danneggiamenti, può portare a delle instabilità e in generale potrebbero non essere efficienti. Di conseguenza, quello che penso di fare è di aggiungere un'azione di controllo che mi consenta di arrivare, seppur più lentamente, a errore di controllo nullo in un tempo ragionevole.
utilizzando come strumento il teorema del valore finale, posso verificare che questa cosa avviene nel momento in cui aggiungo al mio sistema un'azione di controllo integrale, quindi un'azione che integra l'errore nel tempo, e mi restituisce un'azione di controllo proporzionale all'integrale di questo errore. Questa azione di controllo da sola non basta perché agisce in maniera più lenta, quindi fa, tipicamente mi darebbe un degrado nelle performance rispetto a un controllore puramente proporzionale, però può lavorare in combinazione col controllore proporzionale. Controllore proporzionale che fa rispondere il mio sistema in tempi ragionevoli, controllore integrale che lo aiuta e che alla fine porta l'errore a un valore nullo. Questa soluzione si chiama controllore PI, proporzionale integrale, ed è in effetti uno dei regolatori più utilizzati in ambito industriale. Tipicamente i regolatori PI si trovano nella loro versione PID, quindi c'è un contributo proporzionale, uno integrale e uno derivativo. Il contributo derivativo consente tipicamente, diciamo, di aggiungere un po' l'1 0 e di dare un po' più di flessibilità alla progettazione, soprattutto nel caso di sistemi che hanno delle dinamiche un po' più delicate. Però, diciamo, per descrivervi questo più nel dettaglio bisognerebbe entrare in dettagli di progettazione dei sistemi di controllo che non sono afferenti a questo corso, quindi non mi voglio dilungare troppo. Quello che vi posso dare come idea, diciamo, di base, che secondo me aiuta a capire quello che sta avvenendo, è appunto l'azione derivativa è proporzionale alla derivata dell'errore. Questo che vuol dire? Se l'errore sta diminuendo, io ho un'azione derivativa diciamo che va nello stesso segno, aiuterà ad andare una dinamica ancora più veloce, quindi a tornare ad andare ancora più rapidamente a zero. Viceversa, se utilizzo un valore negativo, in quel caso della relazione derivativa, è come se stessi dando una sorta di attrito viscoso, se ve lo immaginate come posizione e velocità. Se sto controllando la posizione di qualcosa, un'azione derivativa vuol dire un controllo che agisce sulla velocità sostanzialmente, o sull'errore in velocità. E quello che posso fare appunto è trattarlo come un boost che mi rende il sistema un po' più nervoso, e però questo può creare, diciamo, rende tipicamente il sistema più performante, ma può portarlo più vicino all'instabilità. Oppure posso usarlo come freno, diciamo, dandogli una sorta di attività veloce. Però appunto è un po' meno intuitivo capire quello che fa l'azione derivativa, e diciamo tipicamente in un'introduzione, diciamo, non è semplicissimo dare un'idea intuitiva. Viceversa, per il controllore PI la cosa è abbastanza semplice: tipicamente si utilizzano i due guadagni in combinazione per la possibilità di andare a zero a regime sull'errore per un riferimento a gradino, insieme a certe caratteristiche dinamiche che devono soddisfare certe specifiche che vengono tipicamente quantificate. Chi ha seguito controlli già lo sa probabilmente. In termini di tempo di salita del sistema, tempo di assestamento, massima sovraelongazione, massima sottoelongazione nel caso di sistemi a fase non minima e così via. E questo chiude il nostro esempio introduttivo. Direi che possiamo fermarci per qualche domanda, se no facciamo 5 minuti di pausa e riprendiamo tra poco. Ci sono dubbi, qualcosa che volete rivedere, che non vi è chiara? No, professore, per il momento bene così. D'accordo. Allora io qui interrompo la registrazione, così comincio a caricare. Facciamo.